Adesso? Sì, eccomi qua. Perfetto, adesso anche Perfetto. noi riusciamo a sentire perfettamente la tua voce. E allora, Giovanni, è chiaro che non possiamo che partire dal giorno dell'appuntamento. De Laurentiis, Sarri, due personalità forti, due personalità che abbiamo riassunto prima, hanno tanti punti su cui discutere. Prima di ogni tipo di valutazione, ti chiedo di partire dai fatti, da quelle che sono le informazioni in tuo possesso. Con quale animo arrivano i due a questo confronto? Noi ci siamo sentiti di dire c'è un contratto con Ancelotti che davvero mancano solo le firme, però De Laurentiis è stato chiarissimo. Se la situazione con Sarri si risolve, io vado avanti con Sarri e ti ringrazierò eternamente per la disponibilità che tu, Carlo, hai dato al Napoli. Per il momento, però, il mio allenatore è Maurizio Sarri. Si va avanti con Sarri? Ok. Si finisce con Sarri? Si guarda ad Ancelotti. Quali sono le ultime che ti risultano? Sì, discorso giusto, anche perché Ancelotti può permettersi di farsi tenere un po' così per il colletto da De Laurentiis, semplicemente perché Ancelotti ha già un'altra offerta per le mani, probabilmente in Premier League, e quindi probabilmente andrà a finire lì. No, risulta sicuramente che l'incontro che richiedeva un po' più di tempo, quindi farlo a margine della cena sociale di domani, sarebbe stato poco opportuno, anche perché ci sarà tanta folla domani al ristorante consueto dove va il Napoli. Ci sarà, penso, tra poco, ormai, insomma, ora di pranzo, tra un allenamento e l'altro della seduta del mercoledì. Ma che cosa mi risulta? Io penso che si parli troppo di un Sarri come se avesse tutto nelle sue mani, come se il contratto di Sarri non esistesse, come se non esistesse una clausola rescissoria molto alta e quindi non esistessero delle forti penali, e come se Sarri dovesse solo dire sì o no. Purtroppo non è così, perché se è vero, è verissimo che Sarri ha una riflessione in atto dovuta al discorso di stimoli, dovuta anche a delle aspettative della piazza che lui ritiene che siano sempre più alte, anche per merito suo ovviamente, c'è anche un rapporto con De Laurentiis che non è proprio, come dire, migliorato in questi anni, e ormai non è una novità. Da Mazzarri a Benitez, arrivando poi a Sarri, dopo qualche anno per gli allenatori che hanno personalità diventa difficile convivere con quella vulcanica del presidente. E qui si apre la riflessione, però tra questa voglia di Sarri di chiudere un ciclo e l'addio, ci sono di mezzo una marea di problemi. Il primo tra tutti è questa clausola molto alta, 8 milioni di euro, sulla quale De Laurentiis non chiede sconti perché è stato Sarri a chiederla un anno fa. Quindi il presidente con i suoi modi sornioni gli ha detto tu hai chiesto la clausola, adesso te la devi gestire tu fino alla fine. E il discorso di missioni non è fattibile, Sarri adesso non può dimettersi fin quando la clausola è in atto, e il discorso esonero naturalmente è fuori luogo. E quindi Sarri che cosa fa? Sarri oggi proverà a spiegare a De Laurentiis qual è la situazione, avrà probabilmente da dire qualcosa riguardo una mancanza di stimoli, delle garanzie che lui non ritiene di avere, qualche critica di troppo, e De Laurentiis proverà a convincerlo che non è così, che andrà tutto per il meglio, sarà accontentato economicamente, avrà una squadra forte, avrà solo poche cessioni mirate e studiate, e che il pubblico lo ama, e i tifosi stanno firmando petizioni a gogò per farlo restare, e che Sarri non può deludere i tifosi. Maurizio Sarri ad oggi mi risulta che non ha alcuna offerta, solo dei sondaggi, non può portare la cifra della clausola. Perdonami, facciamo un attimino un inciso, poi dopo brillantemente ti faccio chiudere come siccome stai facendo il quadro delle notizie. Un tecnico che ha avuto complimenti da ogni dove, ieri per esempio, no? Avrei avuto modo di seguirci, di leggere anche il direttore sportivo dell'Olimpia Lubiana, ha detto ma guardate che noi in Slovenia siamo letteralmente esaltati dal gioco che fa il Napoli, ne parlano tutti, anche qui in un'area dove chiaramente non è che possiamo immaginare di prendere Maurizio Sarri come allenatore. E allora perché secondo te, ti faccio una domanda difficile, forse impopolare, no? Visto il grande afflato che c'è tra il pubblico di Napoli e Maurizio Sarri, però è giusto anche che porsi tutti i tipi di interrogativi in maniera molto laica e serena, andando a dare a Sarri gli straordinari meriti che abbiamo sempre tributato a questo allenatore per il lavoro svolto a Napoli. Perché secondo te
non sono arrivate offerte per una clausola sì importante, ma con le cifre che girano oggi nel mercato, in questi mercati che stiamo vivendo, in queste sessioni di mercato che stiamo vivendo, nessuno al momento ha preso in considerazione seriamente l'idea di portare Sarri sulla propria panchina. Perché acquistare Sarri oggi comporta dei costi enormi, che partono da questi 8 milioni della clausola fino ad arrivare all'ingaggio che Sarri chiede, che è un ingaggio di tutto rispetto, perché non è che Sarri va all'estero a chiedere 2 milioni, ma ne chiede almeno il doppio se non di più, siamo tra i 4 e i 5. Addirittura mi risulta che nel famoso presunto colloquio con il Chelsea avrebbe chiesto addirittura 6 milioni di stipendio, partendo poi dal raffronto con l'ingaggio di Conte che sfiora i 10. Quindi mettici la clausola, mettici queste richieste che poi ovviamente vanno sistemate in un ingaggio pluriennale, fa pensare che questo allenatore, che dà sicuramente fascino, che piace, che stuzzica, però in questo momento costa un po' troppo. Tra l'altro poi Sarri è stato anche tra virgolette sfortunato, perché i club che lo hanno sondato, dal Monaco al Chelsea, anche al Borussia Dortmund, se vogliamo, hanno delle situazioni pregresse con i propri allenatori che non hanno chiuso, quindi devono anche liberarsi degli altri tecnici. Quindi è stato anche un po' sfortunato, tra virgolette. Si dice dello Zenit che ha chiuso con Mancini e che potrebbe tentare Sarri. Non ho dubbi a dire che a Sarri San Pietroburgo piace, per motivi anche politici, diciamo ideologici, però non penso siano queste le idee che ha l'allenatore azzurro. Quindi ad oggi i costi enormi frenano di fatto l'addio di Sarri. E non ti escludo, Marco, che Sarri, se proprio oggi sarà come dire, determinato a dire addio, potrà chiedere a De Laurentiis di fare uno sconto, di chiudere la clausola a una cifra minore. Sì, sì, però non penso che De Laurentiis accetterà. E chiudo dicendo, ricordiamo il caso Montella, che aveva pure lui una clausola con la Fiorentina un po' più bassa. Montella, pur di liberarsi di questa clausola, perché nessuno lo voleva prendere, di fatto se la pagò a metà da solo, l'altra metà o quasi metà gliela pagò Ferrero, e lui, pur di togliere la clausola, andò alla Sampdoria a farsi quella metà stagione che non fu particolarmente brillante. Quindi questo ci fa capire le difficoltà economiche che ci sono per dire addio al Sarri. Giovanni, insistendo su questo argomento, provo anche a cacciare fuori una vetusta ideologia, ma mister Sarri effettivamente non paga un po' anche delle carenze dal punto di vista comunicativo, e non parlo di lui, ma anche soprattutto di quello che dovrebbe essere il lavoro di chi lo segue dal punto di vista comunicativo e anche magari giuridico, perché se ci proviamo a guardare intorno, anche a fare una semplice ricerca su internet, sarà facilissimo trovare delle pagine che inneggiano al gioco di un Montella, come di un Allegri, come di qualsiasi altro tecnico, mentre nonostante il grandissimo lavoro fatto da Maurizio Sarri, forse non è stato cantato con dovizia di particolari questo suo modo di condurre un gioco spettacolare. Cosa ne pensi? Ma non lo so, può darsi, sì, sicuramente la comunicazione di Sarri non è il suo forte, però il suo peggior difetto, che sono le parolacce e certe espressioni, diciamo, poco eleganti, secondo me arrivano molto più in Italia che non all'estero, per motivi anche di ovvie traduzioni. Però ti posso dire che se Sarri avesse vinto lo scudetto avrebbero fatto a botte per prenderselo, quindi la clausola non sarebbe stato un problema, perché all'estero... Esatto, all'estero è chiaro, all'estero il tecnico campione d'Italia, innovatore, romantico, profeta del bel calcio, tutti vogliono prenderselo. Non avendo vinto lo scudetto, è chiaro che invece c'è un grosso freno. E poi mettiamoci anche che, al di là di un'immagine di Sarri che può essere anche controversa probabilmente, però c'è anche il fatto che la clausola rescissoria sugli allenatori in alcuni paesi, come la Germania e come l'Inghilterra, è assolutamente inconcepibile. Cioè è un qualcosa che non esiste, è una cosa anomala che non convince praticamente nessuno, e quindi è un ulteriore diciamo biglietto da visita, come dire, non proprio brillante, che Sarri porta con sé. Quindi l'appeal di Sarri all'estero c'è, ma evidentemente non a tal punto da far sborsare milioni su milioni per portarlo. Poi magari oggi Sarri porta una offerta nuova che non abbiamo previsto e saremo smentiti, però ad oggi questa sembra essere la situazione.
Allora, facciamo così, Giovanni, nel frattempo oggi è una giornata molto particolare, tra un attimo andiamo in redazione da Claudio Russo perché ha un'importante notizia per noi, anzi cerchiamo subito di andare a capire se possiamo collegarci con Claudio Russo dalla redazione. Ti chiedo davvero per chiudere la scansione degli eventi secondo te, quando potremmo avere qualche certezza? Questa è una bella domanda, guarda io non posso escludere che stasera arriveremo ancora con dei dubbi, a meno che De Laurentiis non decida di parlare, è molto improbabile, Sarri non fa uscire nulla delle sue cose e anche il suo entourage, anzi spesso dà qualche informazione tra virgolette fuorviante, quindi non sono sicuro che avremo tutta questa chiarezza nel corso della giornata, caro Marco, però già se avremo la certezza che Sarri e De Laurentiis si sono parlati è già qualcosa. Poi domani, quando ci sarà un appuntamento ufficiale, sono sicuro che avremo la notizia di come è andato questo colloquio e mi aspetto un annuncio positivo, quindi della permanenza di Sarri a Napoli con un prolungamento di un altro anno e un bel ritocco contrattuale. Ritengo che nel piano di De Laurentiis ci sia proprio quello di dare un felice annuncio proprio domani sera alla cena, quindi più domani che oggi, secondo me. Benissimo, ciao Giovanni, grazie. Ciao Marco, Giovanni. Ciao grazie a Giovanni Scotto. E allora...